Il Consiglio Comunale di Modica dà prova della sua inefficienza. La seduta si scioglie con il classico nulla di fatto, ma cosa ancora più grave, blaterando sul fatto che i consiglieri della maggioranza avessero già in programma un'altra riunione. A Palazzo San Domenico si vivacchia di rinvio e rinvio, ma in argomento non si entra. Una tattica per defilarsi dai problemi che aggrovigliano la città, specie in materia fiscale. Il gettone di presenza però va in cascina, almeno per chi garantisce la presenza. Una storia di inconcludente realtà che, al di là delle motivazioni nobili e indiscusse, genera la solita idiosincrasia del cittadino per la politica, specie a questi livelli. Vito D'Antona, navigato esponente della sinistra modicana, consigliere comunale, libera così il suo sfogo. Io non prendo il gettone di presenza dal 1 gennaio del 2013. Istituzione consiglio comunale va tenuta separata dalle organizzazioni esterne al consiglio. Bastava semplicemente che una delegazione del consiglio comunale, come era stato proposto ieri sera, fossero andate a Frigintini a partecipare legittimamente ad una iniziativa pubblica organizzata da un gruppo di cittadini, e il consiglio comunale continuasse a lavorare tranquillamente e serenamente. Invece il sindaco e la maggioranza hanno imposto che il consiglio comunale non si tenesse. È una cosa scandalosa.